Diaspora e stanzialità nella terra dei Bruzzi. Questo è il titolo della mostra dell'artista newyorkese Justin Pizer, inaugurata a Cosenza. Un'esposizione che nasce dalle contaminazioni e dalla storia delle forti influenze ebraiche che rappresentano la formazione di Pizer. Queste nuove sculture vengono qui a questa bellissima Approdo per fare un ballo stasera. E questo ballo si tratta di una diaspora dopo secoli in cui queste strane figure possono incontrare i cosentini e estendere la loro mano e essere ospitato qui. E per riconoscere tramite questo lungo viaggio, portando queste cicatrici, soldati, cosa vuol dire contribuire a una comunità come vostra e scambiare idee e valori. La mostra è suddivisa in due sezioni. La prima è una serie di opere esposte su Corso Mazzini nell'area conclusiva del MAB, mentre la seconda include altre 6 opere esposte al pian terreno della Casa Comunale. Questa è una mostra importante che è stata a Venezia, è stata a Napoli, adesso poi andrà a Roma, all'Arangera, nel Museo Bilocci. Mi fa piacere che sia venuta prima qui, esposta come prosecuzione ideale di questo museo all'aperto che abbiamo nell'area pedonale di Corso Mazzini, e ambientata secondo me anche in un modo eccezionale perché sono figure realizzate con materiali utilizzati nell'arte contemporanea, l'acciaio lavorato così molto grezzo, diciamo, che lascia poi trasparire questa idea di materia, ma anche di luce, di riflesso, è ambientata così in uno scenario, diciamo, proprio anche di strade che ancora non sono completate. Ricordo che questa strada finale, diciamo, di Corso Mazzini sarà completata a breve con un selciato che verrà proprio realizzato attraverso il progetto che è già in appalto di Piazza Bilotti, però voglio dire, già adesso con queste sculture ambientate in questo spazio ci rendiamo conto come questa nostra città possa aspirare ad avere, attraverso questa idea di città della creatività, di città creativa che stiamo perseguendo con Piazza Bilotti, il museo virtuale, il MAB, la via degli artisti, il museo dell'Alarico, il museo di città, il Museo di Arte Contemporanea, possa proprio, cioè, nel tempo diventare la città creativa a cui noi aspiriamo e che sarà poi una città attraente, visitata da tante persone. La mostra di Justin Pizer nella città dei Bruzzi terminerà nella giornata della memoria il 27 gennaio per ricordare le vittime dell'Olocausto e darà modo di approfondire la conoscenza di una minoranza etnica presente a Cosenza fin dal XIII secolo, che, come ha ricordato Enzo Bilotti durante il suo intervento, è un passaggio che tutt'oggi viene testimoniato dal nome del quartiere Uca Faruni, da Cafarnao, centro dell'antica Giudecca.